Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontarti. E ci siamo, diretta del sabato sera in compagnia delle ragazze che vengono da Bolzano! Quella carichissima, carichissima, proprio sincronizzata. Tra l'altro loro fanno, fate anche nuoto sincronizzato oltre. Sì, quindi a tempo perso fate nuoto, tra l'altro a Bolzano, tipico per il nuoto sincronizzato. Ecco, potete alzare tutte... Sulle mani. Ecco, adesso andate giù che anche se non si vede il radio è bellissimo, fantastico, le nuotatrici di Bolzano. esatto, Cagnotto testimone. Ah, visto, che non dico solo fregnacce, no. Ma c'è qualcosa di serio. Ma siete qua a festeggiare una di voi, vero? Sì. Chi è? Sono io, Ilaria. Ilaria. Sono io, tutta timida. Sono io, Ilaria, la sposa. Ah. Esatto. Ilaria, la sposa, è lei. Sì. Lo sapevate, eh? Sì. Certo. E le altre come si chiamano? Vediamo un po' di presentazioni. Irene, Laura. Ruolo, amica. Cugina. Laura, cugina. Cugina. Giada, amica. Michela, sorella. Giulia, amica. E non c'è la testimone? Sì, sì. Ah, ok. E tu, ruolo? Sposa. Brava. Mi sembra che siamo sposa felice, tra l'altro. Felice, molto. Allora, sto facendo un sondaggio. Dopo quanti anni ti ha chiesto di sposarti? 2 anni. Ah, sei la più rapida, eh? Tutte intorno ai 10, quelle che ho intervistato. Grande, Ilaria, sei a record, grande. Allora, spiega in radio come hai fatto a far sì che lui ti chiedesse dopo 2 anni di sposarti. Allora, tanta pazienza. Sì. E tanto amore. Tanto amore, eh? E viva l'amore! La ceretta anche? No, quella. Ah, perché li fai le cerette? Eh? No, me le cerette. Ah, tu ti fai la ceretta? No. Ah, non pensavo... Tanto vino. Tanto vino, ecco. Tanta comunicazione. Tanta comunicazione, ecco. Manca qua un piccolo ingrediente che a tutti interessa. Sì, tanto... Anche quello. Anche quello. Vuole, ci vuole. Beh, è importante. La serietà. Che cos'è la tua serietà? Allora è un ragazzo serio? Sì. No, è un ragazzo serio. Un ragazzo serio? Non ride mai? Anche troppo. Parla e ride. Ah, parla e ride troppo, però è serio allo stesso tempo. Sì, nei momenti giusti. Ah, è un ragazzo dei sani principi. Esatto, quello sì. Ah, un ragazzo d'altri tempi proprio. Sì. Proprio l'hai trovato giusto. No, è importante. Ma lei chi è, l'avvocato del tuo ragazzo? No, perché mi sembra che... Ah, no, lui che lo sostiene, la patteggiatrice. Allora, ricordiamo il nome dell'avvocato, come ti chiami? Giada, l'avvocato del... Devi avvicinarti al microfono. E devi parlare sempre al microfono. L'avvocato del diavolo, ok. Quindi lui è un ragazzo serio. Un ragazzo serio. Perfetto, quindi l'hai trovato tutto giusto. Tutto d'un pezzo. Ogni tanto anche due, secondo me. Però no, ogni tanto sbarella, però... Ah, sì? Cioè, cosa combina? Cos'è che... Ma ad esempio per quest'oggi annubilato mi ha fatto capire che dovevo andare all'addio annubilato perché mi ha fatto preparare a me la borsa invece di prepararla lui di nascosto. Non ci credo. Non è molto bravo con le sorprese. No. Cioè, il re delle sorprese in pratica. Cioè. Andavo avanti e indietro per la casa, agitatissimo, e gli dicevo, ma non è che c'è il mio addio annubilato? No. Assolutamente no. E poi c'è, cioè, come... Niente, appunto, ieri sera ha iniziato a dirmi, preparati qualcosa da mettere via se per caso... se per caso che qualcuno... passa a prenderti... è astutissimo, cioè, all'inizio mi ha detto, dimmi tu dove prendere la roba, poi mi ha detto, dai, se la fai tu va bene lo stesso. Lo sapevate voi questo? Sì, ce l'ha detto stamattina. Quante parolacce le avete detto? Gli fischiavano le orecchie. Sì. Però gli volete bene, è un ragazzo serio, di sani principi. Che bello. Beh, quindi che sorpresa ti hanno fatto oggi le tue amiche? Che... siamo partite da San Giacomo, un paese vicino a Bolzano,
abbiamo fatto colazione insieme, un brunch, diciamo. Poi siamo arrivate a Bardolino, da lì è iniziato il giro degli scherzi a Bardolino. Vestita così eri? No, no, peggio. Peggio? Vestita da casalinga. Da casalinga? E, con le ciabattone, tutte queste no, cose. Con no, la cuffietta. E lì avete raccolto... Avete raccolto Salvini. Ma sapete, adesso ve lo chiedo anche voi, siete contente dell'introito? Abbastanza. Ma... Allora, le spose di prima hanno detto che vogliono aprire un'attività praticamente di addio al nubilato. Cioè, sì, erano contentissime anche loro. Cioè, hanno detto, cavolo, noi facciamo di lavoro adesso. Effettivamente ti diverti, fai contro risate e guadagni. E guadagni anche, cioè. C'è chi ti guarda male. Esatto, però all'inizio sugli stranieri, tedeschi, inglesi. Ah, loro sono più generosi, vero? Sì, e le donne. Le donne. Le donne solidarie, le donne straniere, le donne straniere? Sì. Beh, le donne straniere a bigliettoni da 20. Esatto. Addirittura? Sì, una generosità. Sì, infatti sì. Abbiamo capito, dopo che abbiamo capito quello, basta. Solo donne straniere, sì, quindi... Esatto. Andate sulle donne straniere. Consigli per i prossimi addio al nubilato. Donne straniere... Anche uomini ogni tanto, però stranieri. E di una certa età, quelli più giovani, giovani e single, fanno un po' la faccia strana. No, vietatissimo. Ragazzi, vietatissimo quelli con l'amorosa, dopo nascono liti furibonde perché... Sì. Eh sì, poi metti che poi lui sgancia anche qualcosa, basta, è la fine. Cioè, Hai rovinato il sabato pomeriggio a una coppietta. Bello, quindi siete andate in giro così per Bardolino. E dopo siamo venute qui vicino, che è sempre all'Onato, ci siamo preparate e siamo venute qua al convento. E stai qua al convento a festeggiare? Esatto. È la prima volta per tutte? No, abbiamo fatto già l'addio nubilato della Giada. Ah, quindi lo conoscete, dai, come te lo conosci? Vi è piaciuto? Vi siete divertite? Molto. Sì, avete ballato, mangiato così, tutte le foto. Cantato. Tutto, vi mancava solo la radio. Mancava la radio. Avete fatto anche... Ah, è vero, non vi ho intervistato all'inizio. È vero, ci tenevate tanto? Sì. Allora abbiamo fatto questa, che anche questa è spettacolo. Anzi, questa è meglio, perché... In poche sono riuscita a entrare in radio stasera. Quindi dai, cioè, no, tipo. Una bella esperienza. Sì, vi piace? Mi piace la radio, no? È bello, bello. Poi questa radio rossa sembra di essere nel confessionale del Grande Fratello. Bello, tipo. Sì, è vero. Volete confessarvi? Avete dei peccati da... No, siete tutte brave ragazze. Quante ore hai? Allora, più che la diretta facciamo... cioè, facciamo la mensile praticamente, esatto. Giusto? Facciamo una rubrica. Ecco. Facciamo le puntate, lo facciamo puntate. Allora, le confessioni delle ragazze di Bolzano. Ah, questo cos'è? Ci stanno mandando. Ah, guarda, no, è arrivato proprio te, Cioè, proprio mirato alla sposa. Proprio... Ma è arrivato in picchiata, Però non so. Boh, non lo so. Ma proprio è andato via così, basta. È sparito nel buio. Ha fatto un cuore, è andato via. Arriva, fa così. Ma adesso era in un acquario. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto che lo dico sempre? Anch'io, io lo dico sempre. Brava, brava. Infatti arrivano delle specie strane di pesci. I peggiori sono i pesci pulitori. Praticamente si appiccicano con le labbra al vetro. E non lo so cosa fanno, continuano. Limonano, se non beccano donne, si vede che si attaccano al vetro. Ma vero? Infatti ha un successo incredibile, vedo uscire le ragazze dalla radio e corre in braccio a questi ragazzi, ecco che proprio un successone, ecco. Però siete state fortunate perché quelle prima hanno beccato tipo tre ragazzi in vetrina così che hanno fatto vedere la medusa rosa, la temutissima medusa rosa, ecco. Sì, parlando sempre, non è acqua, quindi questo è butto fuori, ecco. Salutiamo, salutiamo, ecco, butto fuori, salutiamo. Quelli caccia quelli con la medusa rosa che sposta. In teoria sì, solo che non era presente in quel momento. Infatti eravamo tutti qua così spaventatissimi per quello che stava per succedere. Ok, oh ragazze, è 10 minuti che stiamo parlando, 9 minuti, e erano 5, mi siete d'accordo? Possiamo veramente tenere un gran... Sì, possiamo stare qua giorni e giorni, però purtroppo il tempo a disposizione sta finendo. Però hai avuto la super intervista, perché quella all'entrata dura 3 minuti, invece 3, 10, quindi alla grande. Poi con tutte le amiche, tra l'altro, che...
È tanta roba. Grazie. Vuoi ringraziare le tue amiche? Allora, ringrazio tutte le mie amiche per questa splendida giornata e spero di farne altre. Che non sia un addio nubilato, ma mi sposo a cadenza annuale. Alla fine apre il business anche lei, ha detto, esatto, ha detto, esatto, facciamo questa cosa qua che... Fantastico, quindi un applauso alla nostra sposa, ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Fabri. Ciao amore. Sai che c'eri? Fabri amore. Bello, no? Bello. State ascoltando Ristorante Convento. Salutate la telecamera, vediamo.